Sarà completato oggi l'esame esterno sulla salma di Elia Caroccia, la 32enne nocerina vittima della terribile tragedia che si è consumata domenica 20 agosto in Molise. Si cerca di capire quale sia stato il punto di maggiore impatto sul corpo della giovane, anche attraverso esami quali TAC e risonanza, disposti come da prassi anche gli esami tossicologici ed istologici. La ragazza ha perso la vita cadendo in una scarpata nei pressi del ponte tibetano di Rocca Mandolfi in provincia di Isernia ed è una comunità stretta nel dolore, quella di Nocera Inferiore, accanto alla famiglia della 32enne. Tanti messaggi di cordoglio, di vicinanza da parte dei cittadini, da parte delle istituzioni. Una vicinanza profonda, anche attraverso un sostegno reale in questo momento di grande sofferenza. La famiglia francescana del convento di Sant'Antonio di Nocera Inferiore ha attivato una raccolta fondi per la famiglia Caroccia Patrizio. Infatti, chiunque voglia lasciare un proprio pensiero può rivolgersi ai consiglieri dell'Ordine Francescano Secolare ed è stato attivato anche un IBAN. Vi chiediamo preghiere per l'anima di Elia, dicono i francescani, per la famiglia, perché il Signore doni consolazione. Si attende anche di sapere quando sarà riconsegnata la salma alla famiglia e potranno essere celebrati i funerali, dando così l'ultimo saluto alla giovane. Continuano intanto le indagini perché potrebbe aprirsi un nuovo filone sulla ricerca delle cause dell'incidente. La famiglia, difesa dall'avvocato penalista Stanislao Sessa, sta seguendo l'evolversi della vicenda cercando di capire cosa sia accaduto in quei minuti terribili in cui la giovane Elia, insieme al fidanzato e a degli amici, stava percorrendo il sentiero naturalistico. Si indaga per verificare l'esatta dinamica dunque di quanto accaduto e se possano esserci responsabilità ulteriori non addebitabili alla giovane. Gli inquirenti stanno analizzando lo stato del percorso pedemontano, teatro della vicenda, verifiche e controlli che saranno effettuati sulle staccionate e sulla segnaletica per capire se vi siano o meno eventuali carenze strutturali.